Alla fine di questa partita, dottor Mazzacara, una vittoria abbastanza più difficile del previsto. Sì, è stata una partita più sofferta del previsto, come dici tu. Forse l'abbiamo approcciata un po' alla leggera, però alla fine l'importante era portare a casa i tre punti. E il risultato alla fine è andato bene, quindi va bene così, già testa sabato. Risultato che poteva essere più ampio, il loro portiere chiaramente li ha tenuti in piedi. Sì, Andrea Basdraoui è stato molto bravo, ha fatto un'ottima partita. Noi forse potevamo essere un po' più concreti davanti porta, però capitano le partite così in cui potresti segnare 7-8 gol, ma ne vanno dentro solo 3 o 4. Ma ripeto, va bene così, l'importante era vincere di 1 o di 5, non ha importanza. Forse un po' la svolta del match è stato quel 2-2 che ha preso Piroso, che voi siete riusciti a evitare la seconda rete per loro. Beh, quello sicuramente è un momento cruciale, poteva girare un po' l'inerzia della partita. Quest'anno il PK sta funzionando bene e anche in questa occasione abbiamo resistito bene ai 4 minuti e quello ci ha dato un'iniezione di fiducia per andare avanti. Prendere un gol in quel momento sarebbe stato abbastanza problematico, ma abbiamo retto bene. Questa squadra sembra in un momento in cui gli va tutto bene, cioè sembra praticamente che non c'è un punto debole nella vostra squadra. No, è vero, sta girando tutto, noi stiamo facendo di tutto per farla girare bene e speriamo di continuare così. Sappiamo che ancora è lunga, bisogna lavorare duramente e non abbassare mai la guardia, perché adesso arrivano partite difficili come il derby e anche quelle che ci aspettano. E poi quando vedete che la tifoseria vi segue anche in trasferta, significa che insomma state facendo un ottimo lavoro. No, significa tanto, tantissimo, incredibile su AFM la curva che c'era, ma anche stasera oltre 950 persone, è pazzesco. Per noi è bellissimo giocare così e ci dà una carica assurda e speriamo sabato di vedere ancora più persone e magari un domani il palaghiaccio pieno. Senti, una volta si diceva che i giocatori di hockey erano un po' matti per fare, ma i giocatori come matti, come mai fossero diventati uno ingegnere come tuo capitano e tu il dottore? Ma lo siamo un po' matti, quello che mi chiedono anche altri fuori dal ghiaccio. Diciamo che quando siamo qua ci trasformiamo e siamo altre persone, non sempre bisogna essere per forza o seri o un po' più giocherelloni, siamo entrambe le cose. Ti lasciamo riposare perché fra meno di 48 ore arriva il tuo amico Darina e quindi sicuramente non viene qua, oggi ha perso 7-2, sicuramente non viene qua molto per regalarvi la partita. No, saranno incavolati, saranno vogliosi di vincere, voglio venire qua a dimostrare che anche loro sono una squadra in crescita e non sarà una partita semplice per niente, quindi dovremo lottare dal primo minuto e sarà tutta da combattere. Grazie dottore, vai farti la doccia. Grazie a voi.